Io sono nato al telegiornale, quindi per me la news, il news, come volete chiamarlo, è la quotidianità. Qualunque mestiere ho fatto l'ho sempre seguito. Adesso, già prima, quando ero direttore, ma adesso che ho un po' più di tempo, mi metto al mattino, io mi alzo molto presto la mattina, e leggo giornali, siti, e poi preparo un piccolo notiziario, mi ispiro a rsi.ch, la radio nostra, e ad altri siti che trasmetto sui social media. Adesso Clubhouse, che è un social media solo audio, dove si parla, in stanze come vengono definite, ogni mattina faccio questo quarto d'ora, siti, giornali, titoli e i titoli dell'attualità, e quindi c'è qualcuno che benevolmente mi ascolta. A me fa piacere trasmettere una mia passione, in sostanza. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, 8 meno un quarto del mattino, è l'ora di Per Mattinieri. Grazie per esserci. Allora, cominciamo subito. Si moltiplicano i segnali positivi per l'economia svizzera. La ripresa congiunturale non è più solo un sogno o un traguardo. È sconosciuta l'origine di Aria, viene da un canile nel sud Italia, un'associazione qui locale che li raccoglie, quindi ti manca l'educazione iniziale, hai degli incognite, lei per dire ha il senso che c'è dentro del border di organizzazione dei greggi, però ogni tanto lo fa in modo un po' pesante, i corridori non le piacciono, i ciclisti. Bisogna stare un po' accorti con lei, perché sono stupendi i cani, ma restano cani. Registrare la propria unione non significa comunque far passare l'idea. I treni regionali, che sono quelli delle abitudini quotidiane, dei piccoli spostamenti, sono da un paio di decenni ormai diventati pratica. Qua c'è il sacrario texiano, no? Tutte le pubblicazioni, fumetti, libri, perché Tex è da quando avevo 11 anni che mi accompagna. C'è un senso un po' maniaco, no, nei collezionisti, dove se ti manca il numero 218 impazzisci sulle bancarelle per andarlo a trovare, però vabbè, questo è il piacere. Di Tex in me penso ci sia la voglia di scoprire e il tentativo di provare a essere equo. Giusto è una parola grossa, a essere equo nelle valutazioni, nelle idee, anche se poi Tex ha tutta una parte d'azione anche violenta che non mi compete. E poi c'è questo senso veramente, che comunque esiste, del rispetto di tutti, di tutte le nazionalità indiane, di tutte le etnie, le modalità di vita, anche se poi di fronte ai cattivi Tex è inesorabile e anche di più. Sentenza che non è ancora arrivata, la Corte è riunita in Camera di Consiglio da questa mattina. Il giornalismo è talmente esploso in termini di quantità, in termini di invasione della vita delle persone, che sono esplosi anche gli esempi negativi. Siamo una categoria che, come tutte le categorie degli esempi negativi, siamo in un mondo in cui si parla di quarto potere, anche se poi evidentemente contano più gli spin-off politici dei giornalisti, e abbiamo perso come giornalisti il senso di essere depositari di qualche cosa che avveniva fino a 30 anni fa. Oggi non siamo più capaci di rivoluzionare il nostro mondo, facciamo fatica, non è che non siamo capaci, rivoluzionare il nostro modo di lavorare, perché non siamo più quello che eravamo 30 anni fa, una casta sostanzialmente che aveva in mano l'informazione. Oggi bisogna essere molto più umili nell'approccio, mantenere la forza della professione, ma sapere che dall'altra parte c'è gente che è spesso informata su alcune parti del mondo come noi, se non più di noi. E questo ci ha fatto, credo, perdere in generale come categoria quella stima che ci fa arrivare alla pari di
comprereste una macchina usata da quest'uomo, che era la vecchia propaganda politica sulle elezioni americane, oggi leggereste una notizia scritta da quest'uomo o da questa donna, potrebbe essere la battuta. Tutti i giorni loro hanno i loro bisogni, necessità, e noi dobbiamo giustamente dare seguito e soprattutto seguire le loro destinazioni.